Ciao a tutti, benvenuti su PQuad. Oggi facciamo un video diverso dai soliti, parliamo di fumetti, ma più di canale YouTube, perché rispondo anch'io all'invito, al tag che mi è arrivato da Flavio, del canale Il collezionista di libri, che ringrazio per avermi taggato e con tanta curiosità rispondo anch'io con un video. E ne approfitto per sfruttare queste domande per trarne fuori una riflessione e quindi condividere con voi anche il mio pensiero da questo punto di vista. Allora, io ho le domande qui sul telefono, così ogni tanto le leggo senza che mi perdo in varie ricerche durante il video, altrimenti durerebbe moltissimo. Tra l'altro, questa è una delle domande appunto che pone Sebi. Allora, iniziamo innanzitutto dalla prima domanda. Cerchiamo di andare in maniera molto molto repentina. Allora, prima domanda: quanto tempo impieghi a montare ed editare un video? Allora, io per fare un video, io ho diverse tipologie di video sul canale. E diverse playlist, ma alcune sono molto simili, altre hanno una produzione differente. Quindi per me il video è pane quotidiano, tant'è che io le mie riprese, nel 90% dei casi, come questo video, le faccio con la telecamera e non con lo smartphone. Quindi per me è abbastanza semplice montare e realizzare un video. Tanto semplice che per ogni video ci metto quasi un'ora. Tra registrazione, grafiche, montaggio, ricerca, scrittura ci metto almeno un'ora, che è tanto tempo. Quindi io solitamente mi programmo dei video a settimana, ne mando un po' e quindi riesco a farne in un giorno, riesco a diciamo farne anche 3-4. E che dire, il tempo c'è, perché mi piace essere molto pulito, molto corretto nei confronti di chi mi segue, avere una pulizia non solo dell'immagine, ma anche dei contenuti. Quindi io non solo faccio le riprese, ma i miei video, gran parte di essi vengono, come dire, scritti. Io utilizzo dei taccuini come questo, ne ho diversi, dove appunto interviste, idee per i video, faccio collage, quindi va da sé, il tempo ci vuole, però mi diverte e lo faccio senza nessuna, come dire, pesantezza, anzi, ci sta, ci sta. Passiamo alla seconda domanda. La cosa più imbarazzante che ti è successa mentre registravi? Oddio. Ma niente di strano. No, l'unica cosa è come è capitato anche a Sebi, come forse anche a tutti, è che magari molte volte capita di premere rec, parli un tot di minuti o anche una buona mezz'ora e niente, poi ti accorgi di non aver registrato. Ecco, questa potrebbe essere quella più imbarazzante, però per il resto no, niente di particolare. Però sarebbe bello invece, che io cosa che non faccio, fare dei video con tutti gli errori dietro le quinte, no? Di queste nostre registrazioni sul canale. Però io molte volte i video poi li cancello, lascio solo quelli sul canale e mi conservo solo le video interviste. Quindi mi viene anche difficile da recuperare, però no, niente di imbarazzante, di eclatante, ecco. Terza domanda: quanti video pubblichi a settimana? Allora, tendenzialmente sono tre. Vari, anche se il venerdì cerco di mantenere la rubrica con parole di carta che è dedicata alle interviste con gli autori. Se non dovesse esserci un'intervista, comunque ci va un video, quindi sono tre video a settimana più il fine settimana dove magari capita che pubblico degli shorts, no? Dedicati ai fumetti prettamente Marvel, ma quelli sono dei giochi. Però, e vi svelo questa cosa: i video dove ci metto un'ora, 2 ore di lavorazione, dove parlo di fumetti, di interviste con gli autori, quindi molto complicati, non hanno molte visualizzazioni se non quello che è sul mio canale, no? Pochissime. Gli shorts ci metto un minuto a farli, li pubblico e nel giro di mezz'ora arrivano molti anche a 3.000 visualizzazioni. Quindi questa cosa non la capisco. È l'enigma di YouTube e del mio canale. Cioè, i video dove ci metto più impegno a meno visualizzazioni, e
e il video che faccio così, giusto per divertirmi nella pausa caffè, magari mentre sono a cena fuori, mi prendono 3.000 visualizzazioni. Bah, i misteri della vita. Quarta domanda. Meglio i video brevi o i video lunghi? Ecco, questa domanda si allaccia a quello di prima. Se dovessi stare alle visualizzazioni, io pubblicherei solo shorts. Mi prendono meno tempo e hanno un impatto di visualizzazioni enormi anche di iscritti. Credetemi, lo dico veramente, però non mi soddisfa questa cosa. Quindi io preferisco avere meno visualizzazioni, fare i video intervista o video recensioni o video novità sui fumetti, dove tendenzialmente li faccio di massimo 10 minuti. Cerco di stare entro 10 minuti perché io sono la persona che parla molto, però farli di più di 10 minuti non mi va. L'unico video che faccio di mezz'ora a 40 minuti sono o le live o le interviste agli autori, e anche lì mi sono molto moderato perché so che sono molto pesanti le live, più di un'ora. E quindi tendenzialmente i miei video sono shorts, 15 secondi, 8-10 minuti e mezz'ora con le interviste. Queste sono le durate. Preferisco comunque i video brevi. Sei. Video registrati o live? Video registrati. Ma perché per mia indole sono un filmmaker, quindi devo registrare e montare. Anche se le live mi piacciono, però preferisco i video registrati. Ma non perché mi piace tagliare i pezzi che in cui sbaglio, assolutamente no. È una proprio condizione mia di editing, di montaggio, è tutta una questione concettuale sul cinema, vabbè. Non stiamo qui a parlare di questo. Qui parliamo solo di video molto amatoriali che mi piacciono tantissimo. Perché dovete ben sapere che la parola amatoriale è importante, deriva dal latino che significa appunto amatore, amare, no? Quindi è l'amator, l'amatore che fa il video amatoriale è proprio questo, è colui che ci mette passione. E sta cosa è bellissima. Domanda numero 7. Perché hai aperto un canale? Per farci soldi. No, ovviamente no, nel senso che ho aperto il canale perché mi piace il modo della forma del diario. Come vi ho detto prima, io scrivo un sacco, non solo poesie, ma anche diari a collage, appunti su fumetti e quant'altro. E mi mancava il diario visivo, quindi ho deciso di aprire il canale per farci appunto un diario visivo. E da questo punto di vista mi trovo molto bene, perché mi piace parlare e mi piace condividere le cose che leggo e le cose che faccio. Tutto qui. E ci metto tutto l'amore del mondo e la passione del mondo in ogni video che faccio, come in questo, e quindi ho aperto il canale prettamente per condividere le mie passioni. Poi, per fortuna, c'è un pubblico che mi segue, quindi sono ancora di più felice di questo, perché la condivisione e il riscontro reciproco crea contaminazione, e la contaminazione per me nella vita quotidiana è importantissima. Domanda numero 8. Quanto guadagni al mese con il tuo canale? Allora, io al mese con il mio canale guadagno circa tra i 5 e i 6 mila euro di tempo sprecato. No, non guadagno nulla a livello monetario. Almeno al momento non ho mai negato che non volessi farlo, ci mancherebbe, anzi, ben venga. E il mio lavoro comunque è legato all'insegnamento e alla ripresa e montaggio video, quindi mi cambierebbe poco. No, non guadagno nulla, nulla di soldi, ma guadagno in altro. Però su questo forse c'è un'altra domanda. Anzi, no, forse non c'è, ve lo dico qua. Io per fortuna, come dire, lo faccio con passione. Dico per fortuna perché magari molti lo fanno per altri motivi. Non entro nel merito, non mi interessa. Io sono sempre molto pulito, pacato e soprattutto coerente con le mie idee. Io sono coerente nella vita e lo sono anche sul mio canale YouTube. Anche se dovessi guadagnare 10.000 euro su YouTube, porterei sempre i contenuti che piacciono a me e non che piacciono agli altri. Questo sia chiaro. Però c'è
C'è un fattore importante in questo punto. Non guadagno nulla dal punto di vista monetario, ma mi riallaccio alla domanda di prima, ma se monetizzo. Oddio! Perché ho aperto un canale YouTube? Ecco, scusatemi, una piccola digressione mentale. Allora, l'ho aperto perché mi piace parlare di fumetti. Quindi, allo stesso tempo, mi piace parlare con gli autori e con le case editrici. In maniera sempre, come dire, mantenendo sempre un distacco tra me e loro. E il fatto di aver aperto questo canale, avere un po' di iscritti e portare dei contenuti che penso siano di qualità, no? Con tanta passione dietro, con tanta ricerca dietro, perché intervistare gli autori, leggere fumetti anche indipendenti, non è cosa semplice, perché appunto non c'ho un pubblico vasto. E non lo troveranno mai questo pubblico vasto. Quindi lo faccio a prescindere, lo faccio per passione, per condividere e portare fumetti che magari voi non conoscete. Questo mi ha portato ad avere un po' di contatti con le case editrici, che molte di loro mi mandano dei fumetti da leggere. Quindi vi dico, non guadagno soldi, ma come dire, spendo di meno in fumetti perché molte case editrici mi mandano i fumetti da leggere, dove io poi farò le video recensioni o le interviste agli autori. E questa, lasciatemelo dire, è una cosa che amo tantissimo, perché lo scopo del mio canale, appunto, non è monetizzare con i soldi, ma è appunto ricevere i fumetti. Che potrebbe essere la stessa cosa, dite voi? Sì, perché magari appunto, invece di spendere 100 euro al mese in fumetti, ne spendo 50, perché qualcosa mi arriva dalle case editrici. Beh, ben inteso, alcune volte sono fumetti cartacei, alcune volte sono fumetti digitali. Ma questo è la cosa bella anche della, come dire, di YouTube, no? Domanda numero 9 che si allaccia e prende il discorso della 8. Monetizzazione sì o no? Sì, l'ho sempre detto, anzi non l'ho mai detto, ma dalle descrizioni dei miei canali si vede. Io ancora non monetizzo e non penso che monetizzerò da qui a tempo breve, anche se superi la soglia dei 1000 iscritti non si monetizza subito, penso. Ma va da sé, lo dicevo prima, anche se dovessi monetizzare 10.000 euro al mese, cosa impossibile, resterei la persona che sono nella vita come sul canale YouTube, anzi, soprattutto qua perché mi pongo ad un pubblico che molte volte non conosco e quindi mi piace essere molto coerente e trasparente. Vi dicevo, mi piace quando le case editrici mi scrivono e mi mandano dei fumetti da leggere. Quello è lo scopo a cui io ambivo, perché mi piace appunto avere un impatto zero per una mia visione ecologica della vita, però è un discorso troppo lungo, troppo tedioso da farvi. Comunque sì, monetizzazione se ci dovesse essere, sì. Domanda 10. Dove registri i tuoi video? Gran parte di essi, il 95% dei casi, qua, in questo mio studio, in questa mia fumettoteca, perché poi c'ho altre stanze de dedicate alla narrativa e alla saggistica, e ai vinili, alla musica e via dicendo, però questa è la stanza dei fumetti e la stanza dove c'ho la postazione PC, dove lavoro fondamentalmente di più e quando non insegno all'università. Quindi questa. Però magari lancio qui un piccolo, come dire, gioco. Appena arrivo ai 1000 iscritti, manca poco, mancano circa 30 iscritti, farò un video sul dietro le quinte del mio studio, anzi sul dietro le quinte di una mia giornata di registrazione di YouTube. Quindi aiutatemi ad arrivare a 1000 iscritti e poi farò questo video, che non sarà un video collezione, come già l'ho fatto per i 500 iscritti, ma sarà un video di backstage. Domanda numero 11. Cosa pensano i tuoi familiari ed amici dei tuoi video? Bah, tendenzialmente non lo so, perché la mia compagna sa che faccio i video ma non li guarda, perché non legge i fumetti molto rarissimamente. E i miei cognatini mi guardano su YouTube, perché ho dei cognati piccoli. Mia nipote, sì, più gente piccola, diciamo, ma gli amici e parenti no. Niente, non ho un riscontro da questo punto di vista e va bene così, il riscontro lo preferisco in questo caso da voi che mi seguite. Domanda numero 12. Sei riuscito a stringere amicizie con gli YouTuber?
Sì. Ho avuto la fortuna in questo anno e mezzo, soprattutto negli ultimi tempi, a stringere un'amicizia. Passatemi il termine. Amicizia è un termine molto, come dire, stretto per me. Io amici con cui mi sento quotidianamente sono pochi, sono due, e quindi diciamo amicizia nel senso di conoscenza, che comunque è una parola per me molto bella. Per come io distingo, ecco, l'amicizia dalla conoscenza. È chiaro che con gli youtuber ci sentiamo a distanza, quindi non c'è un rapporto fisico quotidiano. Però ho stretto, ecco, amicizia con Andrea di Canno TV, andando in maniera cronologica, perdonatemi, e mi piace anche, ecco, citarli pubblicamente. Quindi Andrea di Canno TV, poi ho conosciuto Fabio di Low Profile, Roberto ed è la soffitta di Pippo, Sebi appunto ed è il collezionista di libri, e Luca Brunori del canale Luca del canale Poplite, poi con cui ci sentiamo quotidianamente e con cui, anzi, vi invito se volete, c'è cioè il gruppo Telegram Pequod, trovate in descrizione il link, potete anche accedere e io vi invito a farlo. E poi con altri basta, no, quelli con cui ci scriviamo al di là di YouTube. Poi ci sono altri ragazzi che fanno parte appunto del canale Telegram in cui ci scambiamo delle cose, quindi questo. Comunque sì, la bellezza di YouTube è che ci porta anche a conoscere persone, amanti di fumetti, ma non solo, no? E stringere dei rapporti interpersonali, che è molto bello. Domanda numero 13. Uno YouTuber che stimi tantissimo ed uno che meriterebbe più seguito. Allora, lo dico subito, YouTuber che stimo tantissimo, devo dire subito Luca, del canale Luca DJ, perché è stato il primo canale che ho conosciuto su YouTube e grazie a lui, ai suoi video, io poi ho aperto il mio canale. E quindi lui è stato, diciamo, uno dei primi che ho incontrato sul mondo digitale, quindi è giusto citare lui, perché vi dicevo, io sono molto coerente, molto trasparente con le mie visioni. E uno che meriterebbe di più, secondo me, è appunto un altro Luca, in questo caso Luca del canale di Poplite Fumetti, che vi consiglio di visitare, perché Luca è veramente tanta roba sul mondo del fumetto. Quindi visitate il canale di Luca, Poplite Fumetti. Domanda 14. In che percentuale il pubblico influenza i tuoi contenuti? Bah, pochissima. Io porto sul canale tendenzialmente ciò che piace a me, e forse un 10%, no, neanche, perché altrimenti starei, come dire, a più visualizzazioni e a tanti più iscritti, questo è palese. Quindi io non mi faccio influenzare né oddio, sì, qualcosa è successo, non lo nego, magari. E su qualche sondaggio che ho fatto, giusto per capire anche le visioni di chi mi segue, giustamente. Però no, tendenzialmente porto ciò che leggo. Anzi, molte volte porto i libri di fumettisti indipendenti che nessuno si caga, fondamentalmente, che hanno pochissime visualizzazioni, ma gran parte di esse sono graphic novel e va bene così. Sono contento comunque di portare anche molte volte delle chicche che lo vedono 10 persone, ma quelle 10 persone rimangono contente di quel video perché hanno scoperto un fumetto nuovo e di questo sono molto contento. Però è capitato che qualche volta sono stato influenzato dai consigli dei lettori, ma è anche giusto così, no? Domanda numero 15. L'insulto più grave che hai subito da un hater? Nessuno. Qualcuno, forse anche un tizio che ha avuto Sebi, che non mi va di nominare, ha scritto anche a me qualcosa su Kalia, sul fantasy, ma io rispondo in maniera molto moderata ed educata perché, come altri canali YouTube che conoscete, a me non va di fare queste perdite di tempo sui social, né su YouTube né su altri. Se qualcuno vuole scrivere delle illazioni piuttosto che delle bestemmie, piuttosto che delle critiche negative e non costruttive, per me ha perso solo tempo e ha sbagliato canale. Il mio canale è molto trasparente, molto pulito, non si litiga, però
Perché il tempo è prezioso, io non ho tempo da perdere con la gente ignorante, questo lo dico ben chiaro fin da subito, quindi se qualcuno degli iscritti, lo dico anche palesemente, ha intenzione di fare questo, si può subito cancellare, non è un mio problema. Io le mie visualizzazioni, quelle poche che ci sono, le preferisco sui contenuti e non su il resto. Se dobbiamo fare una critica costruttiva, la facciamo, se dobbiamo litigarci, lo facciamo di persona. Ai vecchi modi, come ai vecchi tempi. I social li lasciamo. Anzi, vi cito una bella frase di Umberto Eco. I social media hanno dato la possibilità e la facoltà agli ignoranti di proferire parola. Questo è il concetto di Umberto Eco. E io ve la rigiro perché così lasciamo gli ignoranti all'ignoranza. Perché con gli ignoranti, ragazzi, non ci si può combattere perché ci battono per esperienza. Chiuso discorso. 16. Ti capita di bannare o lasci perdere? No, no, per fortuna non mi capita. Se dovesse succedere, o rispondo in maniera educata a questo personaggio di cui poi non risponderei più, o lascio perdere semplicemente. Non mi interessa litigare appunto sui social. 17. È meglio costruirsi un personaggio o essere se stessi? Penso di aver già risposto a questa domanda. Io sono e sarò sempre me stesso nella vita, sui social media o comunque sul resto. Per me i social media non sono un'estensione del corpo. Per me i social media è la mia vita reale, cioè io sono qui come lo sono con la mia compagna, come con i miei amici, con i miei familiari o col lavoro. Cioè per me questa non è una perdita di tempo, per me questa è una cosa bella, è un hobby dove ci dedico del tempo. E facendolo con passione ci tengo che le cose siano belle e corrette, quindi per me è così. 18. Qual è il tuo video di cui ti sei più soddisfatto? Beh, ragazzi, sicuramente l'intervista che ho fatto a Vittorio Giardino, perché con quell'intervista ho realizzato un mio piccolo sogno. Io non ho grandi sogni, cioè cose impossibili. La mia vita è costellata di piccoli sogni che man mano cerco di fare. Perché è meglio realizzare dei piccoli sogni piuttosto che ambire ad un sogno che non arriverà mai. Mi sembra abbastanza logico. E quindi Vittorio Giardino è stato un mio piccolo sogno, un piccolo tassello che va a completare un puzzle della mia vita. E quindi questa è l'intervista a Vittorio Giardino. Andatela a vedere, che si chiama Ritratto di un fumettista. La trovate nella playlist Parole di carta. Ultime due domande, e questo è un video lungo che sta uscendo rispetto ai miei canoni. 19. Quali sono i tuoi obiettivi o traguardi che vuoi raggiungere su YouTube? Obiettivi non ne ho, traguardi li ho già raggiunti alcuni. Intervistare gli autori, alcuni di essi abbastanza conosciuti, quindi ecco, instaurare un dialogo che condivido con voi, ma con molti di essi poi rimane anche una conoscenza, questa cosa mi piace tantissimo. E poi, come dicevo prima, sono in contatto con diverse case editrici e tra di loro nasce anche un'amicizia e molte mi mandano anche i fumetti. Quindi questi qua sono i miei traguardi che mi sono posto fin dall'inizio. Non era arrivare a 1.000 iscritti per avere dei soldi, no. Difficilmente lo farò. Perché appunto i canali come questi qua non hanno non hanno gli obiettivi degli algoritmi di YouTube, di avere migliaia di visualizzazioni per ogni video, non penso. Quindi i traguardi sono questi. No? Al di là poi, ovviamente, che è una cosa che mi piace molto, instaurare rapporto con altri YouTuber, parlare di fumetti, parlare di arte, questo fondamentalmente. Numero 20, ultima domanda. E Sebi dice: sii sincero, c'è una caratteristica che ruberesti a qualche YouTuber? Oddio, non lo so, non ci ho mai pensato, sinceramente, perché come vi dicevo, io ho il mio modo di fare le cose e perseguo sempre delle cose. Se io mi metto in testa un obiettivo, lo raggiungo sempre. No, sinceramente no, ma non è un disprezzare gli altri, ci mancherebbe, perché io mi sono costruito un mio metodo e ho i miei obiettivi sul canale. Che sono quelli, quindi io no, ad esempio, se io dico che faccio 3 video sul canale, faccio 3 video a settimana, se esce qualcosa, difficilmente faccio video novità. Può capitare, come è successo,
ma non sgarro. Quindi seguo il mio metodo che è molto razionale e c'ho una gabbia e da quella gabbia non ci esco. Quindi se devo dire, infatti le mie playlist sono molto settorializzate, ci sono le grafiche che identificano le playlist e non faccio un video giusto per farlo, faccio un video perché mi piace farlo, che è diverso. Quindi no, non ruberei niente agli altri, lascio il mio canale com'è, anzi in futuro magari ci potrà essere, però al momento rispondo di no, no, non ruberei niente a nessuno. Lasciamo le cose come stanno. Quindi che dire? Queste sono state le mie 20 domande, spero che il video non sia troppo tedioso e grazie a Sebi per questa stimolante riflessione. Se qualcuno dei miei iscritti non conosce Sebi, vi consiglio di andare a visitare il suo canale, il collezionista di libri, lui parla di fumetti, di libri e di tante cose molto belle e che dire. Viva chi parla di fumetti, viva YouTube, ciao a tutti e al prossimo video su PQuote.